Ciao, oggi siamo qui per presentarvi due filati. Il primo che vi volevo presentare è Fior di Loto. Fior di Loto ha una composizione di 35% seta, 30% mohair, 30% merino e 5% nylon. Questo filato è una bomba. Perché? Rido, perché comunque, visto lavato, è stupendo. Qui ho fatto due piccoli campioncini, uno all'uncinetto e uno ai ferri. Allora, all'uncinetto l'ho lavorato con il numero 4 e mezzo. 4 e mezzo, sì, 4 e mezzo, ci vedo bene. Invece, i ferri, ho usato i ferri numero 5. Abbiamo questo filato in 5 colorazioni, quindi questo è lo stucco, poi abbiamo il cardinale, il gesso, il cremino e il rame. Sono colori belli brillanti, filato morbido con questo cuore di seta che è una meraviglia. E niente, c'ho anche l'altro cane che vuol venire in braccio, eh? Tutti e due. Poi abbiamo un'altra piccola opportunità. Allora, con questo filato ci si può fare qualsiasi cosa, basta, non li voglio i baci. E ci si può fare qualsiasi cosa: cardigan, magliette, paracolli, sciarpe, qualsiasi cosa, copertine, coperte. Si adatta un po' a qualsiasi lavorazione, perché si lavora molto bene sia all'uncinetto che ai ferri. L'altra opportunità è proprio una piccola opportunità. Stiamo parlando di questo filato, vado a leggere anch'io perché comunque è arrivato stamattina. Questo è Ninfea. Ha una composizione di 62% di lino e 38% di cotone. Ne abbiamo pochi pezzi, è un unico colore. Si lavora con i ferri numero 3 e uncinetto numero 3 e mezzo. Però mi hanno insegnato che anche le piccole opportunità possono fare felice o possono essere utili per fare delle cose interessanti. Inquadralo bene, Heidi, perché questo è un gran filato. Peccato sia solo questo color panna. Bene, ragazze, che dirvi? Questo è salito sul tavolo. Ciao e alla prossima!